Direttore Elio Squigliantini, grandi numeri questo bilancio, il rapporto Un alla bilancio crisi. soddisfacente, certo se guardiamo quello che sta succedendo fuori e questa crisi che sta ormai perdurando dal 2008, quindi sembra purtroppo che ancora non ci siano grosse prospettive, no, di ripartenza, non possiamo che essere soddisfatti. Poi naturalmente eravamo abituati a crescite degli aggregati, quindi degli impieghi e della raccolta. Per numeri ben diversi, naturalmente questi non sono anni durante i quali è auspicabile, diciamo, un incremento sia della raccolta che degli impieghi con gli stessi numeri, però teniamo bene e questo ci conforta, in particolare per quanto riguarda la raccolta che è cresciuta, sebbene di un 2% o qualcosa in più. E questo ci dà fiducia. Per quanto riguarda il risultato economico è soddisfacente perché riportiamo un utile di oltre 1.800.000 euro dopo aver fatto accantonamenti rilevanti per quanto riguarda gli impieghi. Questo per seguire in maniera scrupolosa il criterio di sana e prudente gestione perché, come ho detto prima, riteniamo che purtroppo questa crisi non possa avere termine durante quest'anno. Speriamo che il 2014 porti qualche cambiamento in senso positivo. La fusione con la banca della Montagna Pistoiese non ha portato grandi contraccolpi come all'inizio, un anno fa, insomma, qualche timore ci poteva essere. Dunque, rispetto ai problemi di tipo organizzativo, nessuno. Perché a distanza di pochi mesi l'integrazione è stata completa e sotto questo aspetto siamo più che soddisfatti. Da un punto di vista, diciamo, e qui si ritorna al rischio di credito, naturalmente la montagna, che era già fortemente penalizzata, essendo ancora più, diciamo, marginale come collocamento geografico, e questo vuol dire molto per le imprese e per le famiglie, si sono accentuati i problemi e questo ha portato a un appesantimento anche delle posizioni di rischio e quindi relativi accantonamenti a fronte delle partite deteriorate. Comunque, tutto sommato siamo soddisfatti perché riteniamo che il nostro intervento sul territorio abbia in qualche modo permesso una continuazione dell'attività di una banca locale sulla montagna, dove effettivamente c'è una carenza di servizi sociali notevoli. E ritengo che la presenza della nostra banca sia oggi molto significativa. Missione delle BCC. C'è la crisi, è durissima, soprattutto in quest'area, che sembra quasi abbia raggiunto forse l'epicentro, Quarrata, gli Siamo Angeli. nel mezzo del territorio più colpito. Nonostante questo, la banca di credito cooperativo di Vignale delle Montagne Pistoiese si sviluppa, apre nuove filiali, apre sportelli di servizio, è lucida follia o è guardare meglio al futuro? Fortunatamente non è follia, è una strategia disegnata da tempo. Per quanto riguarda l'apertura delle filiali, erano già previste nel piano strategico che terminerà quest'anno. L'ultima filiale in particolare era stata, diciamo, preventivata, a seguito della fusione, cioè non potevamo permetterci di avere degli esuberi, per cui, il personale dipendente è stato ricollocato in parte nella nuova filiale. E questo ci ha permesso di renderlo produttivo contemporaneamente alla fusione, possiamo dire. Per quanto riguarda poi l'ATM a Cireglio, eccetera, quindi la continuazione anche dell'attività di presidio del territorio, questo rientra nella missione, non è che possiamo dimenticare di essere la banca del territorio. Quindi, nel bene e nel male, siamo in un periodo che sta durando da troppo tempo, molto penalizzante, non per questo ci possiamo permettere di sottrarsi
quelle che sono le esigenze dei nostri soci. Naturalmente i programmi non sono, devono essere ridotti al minimo indispensabile, ma la banca deve andare avanti, non è che possa permettersi di fermarsi e aspettare tempi migliori. Però il vostro sviluppo non è casuale, cioè avete aperto a Montemurlo e l'area Pratese nella nostra area vasta è l'unica che comincia a vedere un po' di sole all'orizzonte. Noi conosciamo il distretto tessile, il distretto di Prato da sempre. La banca di Vignole, pur essendo in provincia di Pistoia, ha lavorato moltissimo, ma sto parlando fin dagli anni 70 con Prato, perché c'era una gran quantità nella nostra zona di piccole aziende terziste che lavoravano per il settore tessile. Abbiamo continuato a pensare, e crediamo di aver pensato giusto, che il nostro punto di riferimento principale come sviluppo fosse l'area pratese. Non a caso ci sono cinque agenzie, compresa quella di Montemurlo, senza dimenticarci naturalmente della provincia di Pistoia. Verso Pistoia non siamo mai andati per una semplice ragione, perché c'era già la presenza delle nostre consorelle, a partire dalla BCC di Pistoia, Masiano, San Pietro in Vincio, eccetera, per cui abbiamo ritenuto che fosse doveroso da parte nostra presidiare il territorio più vicino alla sede centrale, spostandosi magari su Prato, che andare a cavallarsi con una folta presenza di BCC nello stesso territorio. Quindi la vostra vocazione di sviluppo sarà sempre verso l'area pratese, il consolidamento magari. Dunque, l'area pratese rivestirà sempre importanza primaria. Il discorso della fusione con la montagna pistoiese ci ha portato ad avere di fatto un'agenzia che era già aperta su Pistoia. Non possiamo restare a mezza strada. Posso presupporre che il prossimo piano strategico, che non parlerà per i primi anni di apertura di nuove filiali, per i motivi che sono stati detti fino ad ora, ma sicuramente non potrà tener presente che c'è già un insediamento nella città di Pistoia, per cui quella zona deve essere naturalmente oggetto di un completamento, ecco, come presidio. Poi non le so dire se sarà preventivata un'apertura in un'agenzia o altro, però il baricentro Si viene sposterà. un pochino spostato. L'ambizione è quella di vedere domani che non ci sia più una differenziazione fra Pistoia e Prato, ma si parli di, se Dio vuole, di piana metropolitana, per cui lo sviluppo della banca, che si trova proprio al centro del territorio, si possa inquadrare nello sviluppo di un'area più vasta, che vada da Pistoia a Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino. Questa è la zona, anche perché è la più produttiva, che è più penalizzata oggi perché la crisi ha colpito il manifatturiero in maniera micidiale, ma se, e prima o poi ripartirà, se dovesse ripartire l'economia, questa zona sarà quella che risentirà in maniera positiva di questa ripartenza. E noi abbiamo fatto una politica di preservazione sia sotto l'aspetto patrimoniale che di liquidità per essere pronti a partire insieme alla ripresa economica. Speriamo che avvenga prima possibile, però, perché... Dunque, un suo parere sul futuro del credito cooperativo. Secondo lei, non in un territorio vasto come il nostro, non sono tante le banche presenti di credito cooperativo, oppure per dare forza anche al tessuto economico in un lasso di tempo di anni probabilmente, ma no, non sarebbe meglio pensare a fusioni tra banche di credito cooperativo per creare qualcosa di sostanzioso dal punto di vista delle riserve anche? Allora, noi non siamo contrari alle fusioni, ci siamo sempre resi disponibili a parlare con chiunque per verificare se dalla fusione potesse nascere un valore aggiunto per il territorio, perché le fusioni vanno fatte se ci sono i presupposti giusti per farle. Quindi le fusioni vanno bene nell'ambito di un progetto
che per forza di cose deve essere a carattere nazionale. Esprimo pareri personali, ovviamente. Mi auguro che il nostro movimento possa seguire la strada che è stata da molti anni seguita da tutte le realtà cooperative europee. Basta prendere in considerazione la situazione della Germania, della Francia, dell'Olanda, cioè ci sono ormai esempi concreti e molto positivi di sviluppo del mondo cooperativo per quanto riguarda le banche in tutta Europa. Noi, secondo me, dobbiamo seguire quella strada, cioè avere un accentramento decisionale di livello strategico e consentire però che venga mantenuta la piena autonomia territoriale. Non è una cosa semplice, ma ripeto, siccome abbiamo degli esempi importanti da seguire, basta seguirli. Ultima cosa, parliamo del territorio dove la banca è nata, Quaratino, Sì. Caglianese, eccetera. Si è detto prima, è nel vortice del ciclone in questo momento. Ora, nonostante questo, forse voi siete uno dei pochi esempi in cui si dà ancora credito alle aziende, si aiutano ancora le aziende per le loro necessità, per non chiudere o per svilupparsi, quelle poche. Però la prospettiva non è rosea. Allora, da un punto di vista vostro, no, dov'è che si dovrebbe intervenire nel tessuto economico di quest'area? La sua debolezza è che invece potrebbe diventare forza. Guardi, noi continueremo a fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi, cioè a fare sforzi eccezionali, e quando dico eccezionali lo sono veramente, per supportare le tantissime aziende e aggiungo le tantissime famiglie che sono in forte disagio. Questo è il nostro mestiere, quindi non ci sottraiamo a quest'obbligo. La soluzione del problema però esula dalle nostre possibilità. Secondo me, nel passato, quando la situazione era ben diversa, sto parlando in particolare di Quarrata e quindi del settore del mobilio, eccetera, quando si poteva parlare della creazione di distretti, non si è fatto. Forse qualcuno comincia a parlare oggi quando i distretti, secondo me, hanno Sono molto superati. minore significato, perché oggi siamo tutti in rete, quindi voglio dire, sono altre le cose da prendere in considerazione. Quindi se si vuole affrontare veramente il problema, bisogna mettere insieme quelle residue e poche energie che sono rimaste e lavorare in maniera molto coordinata insieme alla pubblica amministrazione, quindi a partire dalla provincia, i comuni, eccetera, insieme alle associazioni di categoria e le banche locali, che non solo Vignole, quindi, perché è solo così che si può realizzare, cioè cercando di individuare delle priorità, è solo così che si può raggiungere degli obiettivi, altrimenti il pericolo è quello di disperdere le energie. E perché siccome il problema è talmente grande che sarebbe veramente da sciagurati pensare che la Banca di Credito Cooperativo di Vignole da sola possa riuscire a arginarlo, bisogna mettersi insieme. Io mi auguro che, siccome i bisogni sono sentiti e che non è più soltanto un problema economico, ma si sta rilevando un problema di ordine sociale questo, io mi auguro che chi ha la responsabilità politica di gestire queste cose, si faccia convincere da questo stato di cose e cominci a disegnare una strategia a medio e lungo termine, da perseguire, perché non possiamo continuare a vivere, giornalmente, no? Aspettando che qualcuno poi, ci risolva i problemi. Tanto i nostri problemi non ce li risolverà mai nessun altro, bisogna risolverli da noi. Grazie, dottore. Prego.